Comunicazione sulla legge di stabilità. Rete scolastica piemontese. Mattarella al Sacrario di Coazze. Nella seduta del 3 novembre il Consiglio regionale ha approvato il piano sulla programmazione della rete scolastica per l'anno 2016-2017. Su richiesta delle minoranze, il presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino, ha poi svolto una comunicazione sulle ricadute della legge di stabilità sugli enti locali. Al termine della comunicazione si è aperto un ampio dibattito. In copertina! Nella legge di stabilità si prevedono per il 2016 tagli alle regioni per 9 miliardi e mezzo di euro, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle regioni. Lo ha dichiarato il presidente Chiamparino nella comunicazione richiesta dalle opposizioni sulle ricadute del provvedimento nazionale sugli enti locali. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con intervento delle forze politiche presenti in aula nella seduta del 3 novembre. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il piano sulla programmazione della rete scolastica per l'anno 2016-2017. Il documento fissa indirizzi e criteri generali per l'autonomia degli istituti scolastici, per i punti di erogazione del servizio, per il dimensionamento delle scuole piemontesi e per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Forno di Coazze, alla Fossa Comune e all'Ossario dei Caduti della Resistenza dell'Alta Val Sangone a 70 anni dalla sua realizzazione. Durante la cerimonia sono stati letti i nomi dei caduti e deposta una corona d'alloro. Il Presidente aveva partecipato al Lingotto di Torino il giorno precedente all'Assemblea dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI.